Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati da Francesco Siciliani ad una nuova puntata di Top Up of the Week targata iPhoneItalia.com. Fatevi ringraziare innanzitutto perché siamo arrivati alla puntata numero 40, quindi sono 40 settimane che ci facciamo compagnia andando a cercare le migliori applicazioni disponibili su App Store per iPhone. Quindi, detto questo, io vi auguro innanzitutto un buon inizio di settimana, un buon lunedì, e andiamo a vedere anche per questa settimana le migliori applicazioni presenti su App Store per iPhone. Iniziamo subito. Partiamo quindi con la prima applicazione, andiamo a vedere un'applicazione recentemente aggiornata, si chiama AnyDo e ci permetterà di andare a gestire comodamente tutti i nostri impegni, le nostre attività e le liste to do, anche di determinati tipi di argomenti, come ad esempio i film da vedere, le cose da acquistare o i libri da leggere. Potremo andare ad aggiungere facilmente nuove sezioni, quindi nuove categorie all'applicazione e andare quindi a inserire manualmente tutte le attività, gli elenchi, eccetera, che compongono quella categoria, quel progetto. Ad esempio, io posso aggiungere delle attività, ad esempio, dimostrative tra quelle da fare per lavoro, quindi magari preparare Top Up of the Week, fare le riprese e magari scegliere anche le applicazioni, oppure posso andare a inserire nella sezione dei libri da leggere, magari inserire la nuova biografia del libro su Steve Jobs, o ancora sugli acquisti posso, che ne so, inserire magari acquistare l'Apple Watch, insomma, veramente qualsiasi cosa noi vorremo, avremo a disposizione tantissime già categorie predefinite, potremo sempre andarne ad aggiungere altre per soddisfare ovviamente i nostri bisogni e quello che ci servirà all'interno di questa applicazione. Davvero molto interessante l'interfaccia e la possibilità di andare a gestire davvero bene e in modo molto rapido tutti i nostri to-do, le nostre liste, i nostri impegni. Quindi non solo le cose che vogliamo fare in un giorno particolare o una qualsiasi volta nel futuro o nel futuro prossimo. Possiamo anche andare ad aggiungere cose che dobbiamo fare magari con una scadenza, quindi per andarle a vedere magari nell'immediato futuro, cose da fare oggi, domani, eccetera. Quindi potremmo gestire bene i nostri promemoria. È sicuramente un'applicazione che funziona diversamente, per alcuni aspetti anche meglio rispetto all'applicazione nativa dei promemoria. Quindi davvero AnyDo è un'applicazione che io consiglierei molto a tutti gli utenti, anche a quelli appena arrivati nel mondo iPhone, che magari non si trovano benissimo già con promemoria. Prossima applicazione, passiamo a un'applicazione di ricette presente su App Store, forse una delle migliori per quanto riguarda la cucina vegetariana e la cucina naturale. Quindi parliamo di un'applicazione che ci darà tantissime ricette, tantissimi consigli e tantissime dritte per quanto riguarda piatti da cucinare o consumare a base naturale. Quindi avremo la possibilità di scegliere piatti vegetariani, piatti vegani, piatti senza glutine, piatti integrali, eccetera. Avremo a disposizione tante ricette, compreso anche un pacchetto di ricette optional disponibile come acquisto in app. Ci saranno tantissimi strumenti come ad esempio le ricette passo dopo passo che potremo andare a smarcare ogni volta che avremo fatto uno dei passi della ricetta, come ad esempio, non lo so, preparare una salsa piuttosto che completare il resto della ricetta. Magari passo dopo passo possiamo andare a smarcare e vedere cosa ci manca. Ancora ci sono i timer intelligenti che in base al tipo di ricetta potranno essere applicati automaticamente, attivati automaticamente, semplicemente con un tap, e ovviamente avranno dei tempi già predefiniti in base alla ricetta. Non saprei, ad esempio, su una ricetta c'è magari un timer di un'ora per mettere qualcosa in forno. Noi basterà che clicchiamo su quel tipo di timer nella ricetta che sarà contrassegnato e l'applicazione farà partire il nostro timer. Molto interessante una cosa è che questa applicazione sarà disponibile anche con Apple Watch quando sarà disponibile, quindi direttamente dal nostro orologio al polso potremo andare a vedere i timer e le cose che ci interessano sulla ricetta. Davvero molto molto carina come applicazione e sicuramente simpatica come alternativa alle solite applicazioni da cucina, perché questa applicazione, anche se non siamo vegetariani, ci permetterà di scoprire piatti naturali e che potrebbero aiutarci nel raggiungimento di uno stile di vita più sano. Prossima applicazione, parliamo di un'applicazione che ci permetterà di isolare per bene le foto dai video. Quante volte magari alcuni si sono chiesti: vorrei fare una foto e un video insieme? Sì, a questo proposito potrebbe venirci in aiuto la funzionalità di scatto durante la ripresa di un video disponibile in iOS, ma se per esempio vogliamo ricavare una foto senza aver pensato prima di scattarla,
e potremmo direttamente utilizzare un video. Come? Questa applicazione va ad analizzare tutto il video e ci inserisce fotogramma per fotogramma ovviamente tutti i marker possibili. In questo modo noi potremo scorrere tutti i fotogrammi e scegliere l'immagine che ci servirà. Molto più comodo che andare a scorrere nel video, mettere in pausa, magari l'immagine diventa un po' più mossa eccetera, e poi fare uno screenshot direttamente da iPhone. Quindi con questa applicazione sarà molto comodo andare a isolare direttamente i video, video che potranno essere importati dalla nostra fotocamera, quindi da quello che abbiamo già nel rullino, e video che potranno anche essere registrati direttamente dall'interno dell'applicazione. Andiamo a vedere una prossima applicazione molto interessante per chi vuole approfondire il discorso di conoscenza delle lingue o per chi sta studiando appunto una lingua particolare. Potremmo andare a inserire alcune espressioni e andare a scoprire come meglio utilizzarle a seconda del contesto. Quindi davvero molto molto interessante, perché io posso scrivere una affermazione, un'espressione in una qualsiasi lingua tra quelle supportate e poi andare a scoprire come all'interno degli esempi dei dizionari quali sono i contesti più giusti per utilizzare quella frase, ad esempio. Quindi non saprei, magari scrivo una frase in inglese e poi vado a vedere come la posso utilizzare, in quali tipi di forme. Davvero un'applicazione molto utile se vogliamo arricchire il nostro modo di scrivere, di parlare un'altra lingua, e se vogliamo imparare e aiutarci durante lo studio di una lingua. Quindi anche se la stiamo appena studiando, non siamo ancora completamente dentro una nuova lingua, possiamo iniziare a curiosare sulle espressioni da poter utilizzare per andare a variare il nostro vocabolario e diventare più spediti e più sicuri di quello che stiamo dicendo. Bene ragazzi, allora, prima di chiudere Top Up of the Week, vi volevo di nuovo ringraziare per le 40 settimane passate insieme, e al posto del solito confronto che facciamo a fine di ogni puntata, questa volta volevo proporvi un'altra domanda. Volevo chiedervi, dato che questa è una puntata speciale, in queste 40 settimane qual è l'applicazione migliore che avete scoperto grazie a Top Up of the Week? Quindi commentate questo video e fatemi conoscere qual è l'applicazione che preferite per quanto riguarda quelle che vi ho mostrato in Top Up of the Week. Quindi sono proprio curioso di scoprire qual è la vostra preferita tra tutte queste che abbiamo visto in 40 settimane. Per questo video quindi noi abbiamo terminato, io vi ringrazio per avermi seguito, vi auguro ancora una buona giornata, un buon inizio settimana, noi ci rivediamo con gli altri video su iPhoneItalia.com, ma anche su iPaditalia.com e su SlideMac.com. Noi quindi ci rivediamo alla prossima, a presto e un saluto!